atleti hanno arbitrato gli incontri che si susseguivano senza sosta sui campi di gioco. I genitori, che un po' nell'ombra, frustando tante ore sotto il sole, hanno lacrimente lavorato affinché tutto procedesse al meglio e che questi pomeriggi all'insegna dello sport fossero piacevoli per tutti. Una grande profusione di energie e impegno, con lo scopo principale di far divertire i nostri e i vostri figli. Speriamo vivamente di essere riusciti nell'intento. Obiettivo questo, che non avremmo potuto raggiungere senza voi, quindi grazie ai tecnici, dirigenti e genitori di tutte le società sportive, che in un periodo che letteralmente pullula di tornei, hanno voluto comunque partecipare numerosi al 7° Memorial Ercole Cellino. Il riconoscimento maggiore vorrei riservarlo ai giovani atleti, che hanno dimostrato, sia sul campo che fuori, grande sportività, lealtà, dedizione, spirito di sacrificio ed educazione. Senza di loro tutto questo non avrebbe alcun senso. È per questo che vorrei dedicassimo loro un caloroso applauso. Grazie. Grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo. Passo la parola al signor Alberto Cellino. Buonasera a tutti, un momento di silenzio per cortesia. Ragazzi, disciplina! Volevo ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare tutti i genitori dei ragazzi che giocano nella scuola calcio del Sanluri, perché si sono prodigati per questa bellissima manifestazione e anche quest'anno sono riusciti a farla vivere e concludere con grande successo. Grazie cari genitori dei ragazzi del Sanluri Calcio e grazie anche a tutti i genitori, i vostri genitori, che fanno sempre, ogni anno lo dico e non mi stancherò mai di ripeterlo tutti gli anni, fanno tanti sacrifici per voi. Venire qui tutta la settimana, accompagnarvi, sacrificarvi in questo momento di grande crisi, sacrificare delle spese per accompagnare voi ragazzi. La sera, bambini, non sto scherzando, non è un gioco. La sera, voi stasera dovete ringraziare i vostri genitori per tutto quello che vi hanno dato. Va bene? Mi dovete rispondere. Mi dovete rispondere con un grande sì. Uno, due, tre. Grazie a tutti i genitori, grazie veramente, perché siete state delle persone splendide. Se c'è stato qualche defiance, qualche disorganizzazione, vi chiediamo scusa, però siamo anche noi degli esseri umani e possiamo appunto sbagliare. Quindi grazie a tutte le società, grazie al mio grande papà che sta su in cielo, che adesso è qui presente. E vi voglio annunciare che, se Dio vuole, tutto va bene, a Pasqua faremo un torneo internazionale dedicato a mio padre. E a giugno ripeteremo questo torneo, così vi portiamo via dalla strada e venite a giocare e divertirvi. Che Dio vi benedica a tutti, arrivederci e grazie. Passo la parola al presidente Paolo Pilloni. Buonasera a tutti. Sono orgoglioso di questo grande evento, che è il 7° con la famiglia Cellino, che con molto onore io appoggio tutti gli anni. E io, nella mia qualità di presidente, è 10 anni che sono con il Sanluri Calcio, veramente con tanta soddisfazione. Oggi in particolare vorrei veramente ringraziare
a chi ha organizzato tutto questo, a partire da Giorgio De Antoni, che veramente ha fatto un grande lavoro. Perché ci tengo sinceramente, perché non lo dico tanto per dire, perché ha fatto un grande lavoro lui e tutta l'organizzazione dei genitori e dirigenti del San Lunicaggio. Grazie di cuore, veramente complimenti Giorgio e tutti quanti, a Laura, allo speaker, che sono stati tutti veramente bravissimi. Poi anch'io ringrazio tutti i genitori, le famiglie che accompagnano i ragazzi. Io è 10 anni che sono insieme ai ragazzi, vi dico anch'io ragazzi, concentratevi sempre nello sport, è una cosa salutare, non prendetelo sotto gamba, perché è molto importante, vi fa crescere sani e vi tiene la mente libera e lucida, perché è veramente uno sport molto bello. Non perdetelo di vista. Anche un grazie a tutti i genitori, come ha detto Alberto Cellino, che fanno veramente tanti sacrifici, alzarsi presto, andare a accompagnarli ai pullman, veramente bravi, complimenti. Continuate così, perché in questo momento c'è veramente bisogno di aiutare tutte le società dove i vostri figli giocano, perché oggi ci sono tante difficoltà e fare calcio è diventato molto difficile. State vicini alle società, più con l'aiuto, anche qualche critica ci sta bene perché ci fa crescere, però più con gli aiuti, che così sostenete il divertimento dei vostri figli. Io, prima di passare la parola all'assessore dello sport, vorrei che Giorgio, che merita, che due parole, vi presento l'artefice di questa bellissima manifestazione, se la merita tutta. Poi Giorgio passa la parola al nostro assessore dello sport, che come tutti gli anni ci appoggia col comune di San Luri. Grazie di tutto a tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Buon rientro a casa alle vostre famiglie. Grazie Presidente. Niente, io sarò velocissimo. Voglio ringraziare tutti quanti, le società che hanno accettato il nostro invito. Però un ringraziamento speciale va ai miei, oltre che ad Alberto, che ha voluto rinnovare insomma l'impegno di questa manifestazione, al Presidente, che si è preso l'onere di volerlo organizzare, e i miei collaboratori, che senza di loro praticamente non avremmo potuto realizzare tutto questo. Quindi ringrazio Laura Masala, Patrizia, Tiziana, Giustina, Gianni Argiolas, Brunella, tutti quelli che sono stati qua mattina e sera e hanno permesso insomma che questo si realizzasse. La parola all'assessore, grazie a tutti. Buonasera a tutti, io partecipo molto volentieri a queste manifestazioni e non potevo mancare, ci sono venuto quasi tutti i giorni a vedere questo spettacolo, perché sono un assessore allo sport, ma da semplice spettatore dico che è veramente uno spettacolo vedere tanti bambini che gareggiano, ma nello stesso tempo si divertono e si formano affinché possano crescere proprio e formare una società sana. I ringraziamenti chiaramente sono già stati fatti, tutti quanti lo meritano, però io vorrei allora soltanto ricordare la memoria di Ercole Cellino, il memorial è in sua memoria, e io l'ho conosciuto quell'uomo. E non era soltanto un grande imprenditore, perché lui è stato un grande imprenditore e ha anche costituito una solida realtà, ma era anche un uomo di grande umanità, di grande sensibilità, attento alle difficoltà che nella vita esistono. E credo che da lassù, come ha detto il figlio, perché da lassù ci osserva, credo proprio apprezzi questa giornata e questa settimana di sport. E interpreta veramente il suo pensiero, il suo desiderio. Buon proseguimento a tutti, all'anno prossimo.